Il cardinale Gualtiero Bassetti è il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, lo ha annunciato il cardinale Angelo Bagnasco al termine della messa di questa mattina. Bassetti era il primo nome della terna proposta al Papa dai vescovi italiani. Queste le prime parole del cardinale di Perugia, Città della Pieve, in conferenza stampa pochi minuti dopo la sua elezione al nuovo presidente della CEI. Innanzitutto voglio dirvi grazie per l'attenzione della stampa che io ho sempre tanto apprezzato. La vostra, più che una professione, io veramente la ritengo una missione importante. Quindi con tanta fiducia già in questo piccolo comunicato. Comunicati devono essere sempre molto stringati, vi auguro proprio. Nell'apprendere la notizia della nomina a presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il mio primo pensiero riconoscente va al Santo Padre per il coraggio che ha mostrato nell'affidarmi questa responsabilità al crepuscolo della mia vita, perché io il 7 di aprile di quest'anno ho compiuto 75 anni. È davvero un segno che il Santo Padre crede alla capacità dei vecchi di sognare, anche i vecchi avranno dei sogni, io me li vivo. La cosa che mi ha dato più gioia in questo momento è una cosa piccolissima, ma per me un segno più importante. Una telefonata affettuosa dei ragazzi di Mondo X, di Padre Ligio, che mi hanno detto: continua ad essere un papà per noi. Ecco, veramente l'ho ritenuta la raccomandazione più importante, continua ad essere un papà per noi. Sono vescovo da 23 anni e con molti di voi già ci conosciamo. Io non ho programmi preconfezionati da offrire, perché nella mia vita, da quando cominciai a essere giovane prete con gli scout, eccetera, sono sempre stato improvvisatore, abbastanza improvvisatore. Intendo lavorare con tutti i vescovi, grato per la fiducia che mi hanno assicurato e per l'abbraccio affettuoso anche di stamani che è avvenuto nella sacrestia della Basilica di San Pietro. Il Papa ci ha raccomandato all'inizio della conferenza episcopale di condividere tempo, ascolto, creatività e consolazione. Queste parole sono già un programma formidabile per poter lavorare. Ed è quello che cercheremo di fare insieme, noi vescovi, anche perché il Papa continuava a raccomandarci: vivete la collegialità, camminate insieme. Il vivere la collegialità e il camminare insieme è la cifra che ci permetterà di interpetrare la realtà del mondo, la realtà della nostra Chiesa, con gli occhi e il cuore di Dio. Collegialità e camminare insieme. Mi hanno molto incoraggiato le parole del Cardinal Bagnasco, a cui mi sento legato da sincera amicizia, quando ha augurato al nuovo presidente di essere se stesso. È quello che io desidero dal profondo del cuore e intendo fare.